Attore è Silvano, ma anche Andrea, anche Massimo, anche venite pure qua. Quindi è solo niente, una brevissima presentazione anche per spiegare qual è il motivo per cui il Consiglio generale ha deciso di trattare questo tema della familiarità. Siamo un'associazione che si chiama Comunità e Famiglia, quindi c'è cioè qualcosa c'entra, no? Però ecco, la parola famiglia forse merita una certa attenzione, no? Visto che anche la comunità è particolarmente strana. La prima comunità di famiglie è nata come una non comunità di famiglie, non era una comunità di famiglie, no? C'erano i gesuiti e c'erano la famiglia Volpi. Fra l'altro il Bruno saluta tutti e dice che arriverà questa sera, in questo momento è a Trento. Dicevo quindi che c'è qualche anomalia, no? Era una comunità di famiglie, la prima comunità di famiglie non era di famiglie ed era formata da persone che magari avevano un progetto di vita simile, ma sicuramente diversissimo nelle modalità di sviluppo, perché dei religiosi hanno ovviamente una modalità diversa dalle famiglie. E quindi chissà che cosa, cioè che cos'è la famiglia allora in ACF. Abbiamo pensato a non puntare tanto sul nome famiglia, ma su familiarità, che è un concetto forse più allargato, più soft, forse mi verrebbe da dire meticcio. Però niente, io passerei il microfono a Silvano che ha deciso di, comunque di affrontare questo tema insieme ad altri, come ci dirà poi lui. Buon ascolto, io devo passare sotto il tavolo, penso. Io preferisco parlare seduto, credo, magari se mettete anche più vicini siete tutti in campo, no? Siamo tutti in campo, anche il campo. Ci stiamo dentro così. Bene, è buffo che parlo di familiarità io, però sono nato anch'io da una famiglia. E poi sono lì dall'inizio con la famiglia Volpi, ma già da tanti anni faccio parte di una famiglia che ha almeno 500 anni e rotti, dove il concetto di familiarità, di essere compagni e condividere la vita è fondamentale, cioè di comunità. E probabilmente anche il fatto di una comunità e di una famiglia, una comunità già così caratteristica che ha 500 anni e la famiglia che ha qualche migliaio d'anni, ecco, il fatto che due cose così diverse si siano incontrate ha permesso lo spazio anche alla varietà dello stare insieme, che non è secondaria. E avete lì un foglio, io farò spunti molti, molto brevi che ho preparato insieme a loro. Io faccio più una parte di riflessione biblica o altro, e poi gli altri una parte più esperienziale, in modo che si vede che queste parole che diciamo non sono parole vuote calate giù dai dizionari o dai libri, ma vengono dall'esperienza e vogliono incidere sull'esperienza. I punti saranno tre. Prima una nota sull'etimologia della famiglia, poi dopo la nascita della famiglia con la coppia, poi il secondo punto è l'essere figlio, il terzo punto è l'essere fratelli. Ecco, l'avete nel testo. Io darò appunto degli spunti in modo tale che poi dopo si possano intervenire liberamente anche gli altri. E abbiamo scelto di farlo insieme anche perché dopo più di 30 anni che siamo insieme è nata una familiarità. Perché non è solo la famiglia, ma anche familiarità tra famiglie. E quindi va bene, anch'io dirò niente, ho sentito quel che hai detto. Allora, in genere voglio dire una cosa, si teorizza quel che manca. Se qui adesso si chiudono le finestre, si comincia a dire, ma è importante avere aria, perché manca?
Così oggi in fondo si teorizza molto la famiglia, anche perché è venuta a mancare la cosa più tradizionale che ha fondato la società. C'era la famiglia patriarcale una volta, no? Dove tutti erano integrati, e molti di noi da piccoli l'hanno ancora conosciuta, molti, almeno qualcuno. Poi c'è stato nell'epoca industriale, quella più contadina, l'altra industriale, e la mutua assistenza, cioè erano associazioni di mutua assistenza in modo tale che le singole famiglie che ormai si erano dissolte come famiglia patriarcale potessero sopravvivere e formare una società che si aiutasse, perché in genere il lavoro non aiuta a stare insieme ma divide. Poi nella società tecnologica c'è la dissocietà, dove in fondo siamo a servizio sempre più accelerato dei prodotti da fare o soprattutto da consumare, ma adesso non si sa più come fare perché è in crisi il cerchio. E allora è il momento di teorizzare la famiglia, perché appunto è il fatto fondamentale della società, è la prima società naturale. E la famiglia, sappiamo che è il contenitore di ogni bene e di ogni male, cioè se funziona la famiglia va bene la coppia, va bene i figli, hanno relazione con gli altri, spiccano il volo anche al momento giusto. Se invece la famiglia non va bene, salta la coppia, saltano i figli, e c'è tutto un insieme di società che si destruttura. E circa la famiglia, faccio qualcosa sull'etimologia. Se deriva dall'osco, osco era una lingua latina che stava lì verso le zone dell'Umbria, ecco, viene da famel, che vuol dire servo, sono i famigli, le dialetti bresciane sono i famei, quelli che vivono nella famiglia, i servi, i domestici. E però dopo è venuta a designare nel latino anche i liberi, cioè i liberi sono i figli, quelli che non sono servi. Erano chiamati anche ingenui i liberi, sapete perché? Perché stavano sulle ginocchia delle serve, mentre gli altri stanno a terra, i servi. Degli ingenui, quando si dice che uno è ingenuo vuol dire che è nobile ma piccolo ancora di testa. Ingenui. E presso i latini la famiglia era molto articolata. C'era prima, per esempio, tutti sapete il nome di Marco Tullio Cicerone, no? O di Gaio Giulio Cesare. Gaio o Marco è il nome, come io mi chiamo Silvano. Poi Giulio è la gens, che è come la tribù. E poi Cicerone è il cognome, che è il clan, l'insieme delle famiglie che formano quello. Quindi la famiglia è sempre stata concepita anche come comunità di famiglie, cioè che non nasce da sola, è sempre un tessuto. Questo se deriva dall'osco, ma anche osco, non l'osco. Se deriva dal greco, come anche probabile, deriva da famiglia, c'è il digamma che è poi lo spirito, che di cui c'è anche omilia, che vuol dire conversazione. È il luogo dove si conversa, dove si sta insieme, homos. Tra l'altro questa parola omilia e anche homos, stare insieme, è la stessa parola di miles, cioè del soldato, perché si può stare insieme o lottando o conversando. E abbiamo tutti esperienza che è così, sia nella coppia, sia nella famiglia, sia tra le famiglie. Sta a noi scegliere di fare la famiglia il luogo della lotta continua contro gli altri, oppure della lotta continua contro il nostro egoismo, in modo da accogliere gli altri. Allora ci sono i due modi di stare insieme, fondamentali. Dato che si sta insieme, homos, o da militari, uno agguerrito contro l'altro, perché io ho ragione ovviamente, perché se tu avessi ragione saresti del mio parere, quindi tu hai torto. C'è il modo ideologico di stare insieme, dove l'importante è chi ha ragione, per cui basta tagliare la testa a tutti quelli che hanno torto, e l'ultimo che resta con la testa è la persona giusta e corretta che ha ragione, più o meno è questo. Oppure c'è l'altro modo di stare insieme. Credo che Sant'Ignazio dice: per favore, non contraddire mai nessuno, né con ragione né con torto, né sei superiore né sei pari né sei figlio, ma cerca di capire le sue ragioni. Allora nasce la conversazione,
dove ognuno sa di essere limitato, e il limite non è il luogo in cui mi difendo dall'altro, o se posso lo aggredisco e lo mangio, assimilando le cose buone e vomitando le cose che non mi vanno. Il limite è il luogo di comunione. E tra l'altro, quando si dice in Genesi 1,27 che avete citato qui, che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, dice maschio e femmina li fece. Cosa vuol dire? Non che l'uomo è immagine di Dio, perché non è maschio, non che la donna è immagine di Dio, perché non è femmina, ma la relazione tra i due, se è relazione di comunione, di accoglienza e di dono, questo è il divino, è la vita. Se invece è di lotta, di divisione, questo è il diabolico, questa è la morte, è l'uccisione, è l'antivita. Quindi si gioca nella relazione tra la diversità, la prima diversità radicale è quella che ha permesso il nascere della famiglia e il venire al mondo della vita, se no non ci saremmo nessuno di noi, perché non c'erano ancora le tecniche attuali. Quindi non saremmo mai nati nessuno, quindi non esisterebbe il mondo tranquillamente. Ed è utile sapere che esiste perché i primi hanno fatto della loro diversità il luogo dell'omilia e non del miles e non della lotta. Però anche una cosa mista, un po' di lotta fa bene. Tant'è vero che Genesi, ecco, è qui il primo pezzo che dico sulla coppia, in Genesi 2,18. Dopo aver fatto bene il mondo e l'uomo molto bello, e Dio si ricreda al capitolo secondo e vede Adamo solo e dice no buono, lo tov in ebraico, no buono che l'uomo sia solo. La solitudine è il male radicale che precede ogni male, perché l'uomo è relazione, se è da solo non esiste, non esiste. Che se immagine, se la vita è amore, da solo non c'è amore. Per cui Adamo dorme, anzi dà il nome a tutte le cose, a tutti gli animali. Dare il nome vuol dire avere in mano la scienza e dare il nome alle cose, no? Adesso hanno dato il nome anche ai neutrini, che sono più veloci della luce. Dovremmo rivedere anche le stringhe adesso, la teoria delle stringhe, quando ci allacciamo le scarpe il mattino. Stare attenti, il mondo va avanti ed è bene che vada avanti. E allora Adamo sapeva tutto, aveva il potere su tutto, ma dorme, cioè vuol dire è morto, non esiste. E esiste per una cosa strana. Noi siamo abituati a dire che ogni uomo nasce da donna, ed è anche vero, ma anche l'uomo può e deve generare. Come? Ecco, dalla costola. Da quella ferita del cuore, cioè uno è generato dall'altro che lo ama. Allora lui stesso nasce per la prima volta. Cioè Adamo addormentato non esiste perché non ama nessuno. Quando comincia a amare Eva, Eva può esistere. Uno esiste in quanto amato. E allora può dire che le due cose che sono le più estranee, perché Adamo e Eva forse erano meno estranee perché erano gli unici due che c'erano. Oggi tu, anche se ti chiami Alessandro e tua moglie Alessandra, eravate estranei, forse anche del gruppo scout estranei. Ecco. E poi è possibile che le due persone più estranee al mondo, tu che vieni da Cremona e tua moglie viene su là, da quelle Alpi di Belluno, e vi incontrate in Chad, e nasce fuori quel casino perché vi siete incontrati. Cioè, è tutta la società, è questo casino che viene fuori nell'incontro tra i diversi, tant'è vero che la proibizione dell'incesto è il cardine della società, di tutte le società. Se no non c'è lo stare insieme. Ecco, e tra l'altro questo tema della generazione di Eva da parte di Adamo è così fondamentale che tutto il Vangelo di Giovanni parla di questo, che tutti dobbiamo nascere dall'alto, cioè c'è la nascita dal basso, che è quello che conosciamo, qui la coniglia ha fatto 7 coniglietti e la lupetta ha fatto 8 lupini, lupacchiotti meglio, la nascita dal basso, e tutti nasciamo dal basso, ma c'è anche la nascita dall'alto. Non è come quello che vuole il vecchio Nicodemo entrare nella pancia della mamma per nascere di nuovo.
Ma la nascita dall'alto verrà quando ci sarà il nuovo Adamo sulla croce, anche lui gli viene trafitto il fianco e esce sangue ed acqua. Sangue è simbolo di morte, acqua è simbolo di vita. È un'acqua che vive che viene dalla morte, cioè una vita più forte della morte. E da questa ferita di un amore più forte della morte nasciamo tutti. E il Vangelo di Giovanni vuol portare a conoscere Dio attraverso quel buco lì da dove tutti usciamo, che è l'amore infinito di un Dio. E lì tutti siamo uno nel mondo. Ecco, per dire quanto è importante, allora, nella coppia è prefigurato già tutto questo mistero dell'unità del mondo, perché tutti più o meno nasciamo dall'amore. Io qui interrompo. E passo all'Ala. Ma allora io dico solo qualche cosa che mi ha suscitato quando ci siamo trovati a parlare con Silvano, così qualche risonanza che mi veniva da questi primi spunti che Silvano ha fatto. Ecco, e mi è venuto in mente il titolo di un libro che ho letto di Henri De Luca, che diceva che due non è il doppio di uno, come si dice in matematica, ma è il contrario di uno. Perché uno è il principio dell'individualità, che diventa anche individualismo, ecco. Invece due è il principio appunto della coppia, la famiglia, la comunità. Due è il principio un po' di molti, ecco. E poi pensando anche un po' al contesto in cui viviamo in questo momento, mi veniva da pensare come uno, l'individualità, si fonda sulla logica del potere, la logica del dominare l'altro, la logica un po' dell'esclusione. E il potere si fonda in fondo sul fine che giustifica i mezzi, su fare le cose a fin di bene, o sul fatto che alla fine comunque il forte deve dominare un po' contro il debole, ecco. E mi accorgevo come però anche nella mia esperienza la logica comunque del dominio e del potere non è esente anche dalla mia dinamica di coppia, cioè c'è sempre il tentativo di dominare l'altro, ecco. E non è neanche esente dall'esperienza della comunità, ecco. Se la logica del potere è la logica del palazzo, penso che anche la mia casa rischia alcune volte la logica del palazzo, ma anche la comunità alcune volte rischia la logica del palazzo. Forse non c'è alternativa. O l'altro, o si è disposti a servire l'altro, o in qualche modo si pretende di dominare l'altro, ecco. Alcune volte mi chiedo, anzi non alcune volte, forse 365 volte all'anno e 24 volte al giorno, mi chiedo, ma non sarà meglio, o tutto non sarà migliore se l'altro sarà mio, se in qualche modo riesco a domesticarlo, riesco a fargli pensare quello che io penso, ecco. Dicevo prima che forse la logica appunto del potere è quella dell'esclusione, mentre la logica della coppia, che penso sia appunto, come diceva Silvano, la logica della relazione, sia una logica invece di inclusione. Alcune volte quindi mi vengono alcuni flash, ecco, alcune volte noi ci diciamo a livello anche associativo, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Beh, questo è ovvio, che chi non c'è non c'è, chi c'è c'è, ecco. Però chi non c'è oggi ci può essere domani, ecco. Chi non c'è oggi non è detto che lo devo escludere, ecco. Quindi in questo sistema di partecipazione penso che è importante sempre avere la porta aperta, cioè non trasformare la famiglia o la comunità in una facoltà numero chiuso. E l'ultimo spunto, sentendo Silvano, mi è venuto anche dall'incontro che ho avuto settimana scorsa, in cui ho cercato di sintetizzare quello che ci diceva il relatore. C'è Abramo con suo figlio che salgono verso la cima del monte. Abramo ha capito dal Signore che deve sacrificare il figlio. Il figlio invece cerca un agnello. Cioè, se c'è un figlio che si deve essere sacrificato, spero di non essere io, per cui cerca se c'è in giro un agnello. Quando si arriva su invece è proprio lui che deve andare sull'altare, ma fortunatamente quando si compie il sacrificio arriva Dio che ferma il sacrificio. E il Signore, e questo è il particolare che mi ha colpito e che veniva evidenziato, non dà un altro agnello, non indica un agnello, ma nel cespuglio trovano un montone, e in alcuni testi dice un ariete. Quindi il padre
dell'agnello. Ecco, allora forse effettivamente su quell'altare era per il padre, non tanto per il figlio, ecco. E così mi ha fatto pensare quante volte, forse anche con una logica di dominio, noi sull'altare, diciamo, dei nostri principi, dei nostri ideali, dei nostri valori, vogliamo mettere su i nostri figli. Vogliamo mettere su anche l'altro, ecco, che deve essere sacrificato sempre per tutto quell'altare che abbiamo costruito, ecco. E forse anche in quelle situazioni mie familiari persiste una logica del potere che fa fatica a morire, e non riesco, ecco, invece a costruire una logica di relazione, ecco. È interessante che il figlio Isacco, quando scende, mi diceva poi Silvano, quando gliel'ho riportato, il padre va a casa e il padre, andando a casa, va a cercare una moglie per il figlio, perché ormai è un fratello, ecco, non è più solo un figlio. Vabbè, ecco, queste sono alcune risonanze che mi sono venute. Grazie Andrea, molto belle. E lì avevo scritto Genesi 2,18, contro chi ti sposi? C'era Tommaso Becca, che era con noi all'inizio, che era ebreo, battezzato a 25 anni. Quando uno si sposava gli chiedeva, contro chi ti sposi? Perché in Genesi 2,18, quando Dio vede l'uomo solo, dice, non è bene che sia solo, gli troverò un aiuto che gli sia contro di lui. Contro nel senso che gli sta davanti, è irriducibile a lui come le due mani, che stanno contro, se fossero uguali e non servono per prendere. Quindi proprio questa diversità irriducibile che ti sta contro e diventa il luogo o della lotta o dell'accoglienza, e anche di tutti e due in fondo. Si passa dall'una all'altra, insomma. È un cammino. Questo per render conto di quel che c'è scritto contro chi ti sposi. Il secondo aspetto più fondamentale della coppia è quello di essere figli. È l'esperienza primordiale che tutti abbiamo. Se ci sia prima l'uovo o la gallina non lo so, ma tutti siamo stati pulcini. E anche Gesù, quando dà una definizione di sé, invece di chiamarsi Dio, si chiama il figlio dell'uomo consegnato nelle mani degli uomini. Ora, il figlio dell'uomo è il massimo comune divisore di ogni uomo. Se voi prendete anche il nostro Presidente del Consiglio, gli togliete le ricchezze, gli togliete il cervello, no, quello c'è poco, gli togliete tutto, ma resta in vita cos'è? Un figlio d'uomo. Prendete il Papa, lo stesso è un figlio d'uomo. Prendete ciascuno di noi, lo stesso è un figlio d'uomo. E Gesù si è identificato con l'ultimo degli uomini, quando quel che avete fatto uno degli ultimi l'avete fatto a me. Cioè, e la nostra vera dignità non è né la nostra intelligenza, né i nostri beni, né ciò che crediamo di essere. È il nostro essere figli, cioè il bisogno che abbiamo di essere accolti e amati. È la dignità sublime dell'uomo. Esistiamo per questo. E anche i cuccioli ce l'hanno. È la dignità di ogni creatura. È il sigillo di Dio, è il sublime che c'è in ogni vivente. Uno che dimentica questo e disprezza un uomo, disprezza l'umanità, disprezza se stesso, perché lui è uomo, disprezza Dio. E allora questa capacità di riduzione, accogliere l'altro perché è altro e vive in quanto, nelle nostre relazioni, anche nella coppia, ognuno è figlio dell'altro. Addirittura Adamo genera Eva, chiaro che Eva genera anche Adamo. Ma l'assurdo è vedere che anche l'uomo capisce qualcosa, non è solo una testa di ma anche capace di generare, e si diventa davvero figli l'uno dell'altro nell'accoglienza reciproca. E appunto, e il figlio chi è? È quello che riceve amore gratuito, non paga nulla. La vita l'abbiamo ricevuto, non è da pagare. L'amore, la relazione, non la posso pagare. Qualcuno la paga, ma non è relazione. Ci sento che c'è chi ride, ma è così. Cioè, la vita è gratis. È gratis, grazia.
e grazia è proprio quella parola fondamentale, caris, che vuol dire bellezza, gioia, amore, bontà, gratuità. Se non c'è questo, la vita è una disgrazia. Tanto vale sperarsi appena nati e restituirla ai genitori, perché devi pagarla con la vita. E poi un'altra cosa ancora, che il figlio stimola in noi, a meno che uno sia perverso, allora è da curare, la cosa più divina. Un piccolo cosa ti fa? Ti fa tenerezza, lo accogli e lo rispetti. Ma addirittura anche i cani fanno così, anche tutti gli animali. Ecco, e qui, quando uno non accetta il suo essere piccolo, è nella nostra piccolezza che facciamo comunione, non nelle nostre presunte doti, con quello ci facciamo divisione. La usiamo per difenderci dagli altri e per aggredire gli altri. Per questo solo chi diventa bambino, non chi è bambino quanto a testa, ma che diventa molto adulto fino a diventare bambino e accogliere la radice del suo essere, allora entra nel regno di Dio. Il regno di Dio, che è padre, è la fraternità, è la vita, il contrario della lotta, è l'amore, la possibilità di vivere. Capito allora l'importanza di questa accettazione di se stesso come bambino? E qui cito il Salmo 131, che ve lo leggo e lo spiego brevemente. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come bimbo svezzato è la mia vita, spera Israele nel Signore ora e sempre. E qui si parla del bimbo svezzato. Bimbo svezzato perché sta in braccio alla mamma, non ha bisogno del latte, e perché ci sta. Qui tenete presente che un adulto che scrive di sé dice: io sono come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. La madre è la vita. Cioè vuol dire come il cibo del bimbo, del lattante, è il latte, il cibo dell'adulto, l'adulto di cosa vive? Dell'essere in braccio a qualcuno, dell'essere accolto, se no non esiste. Esistiamo in quanto accolti e amati. Per questo uno cerca di fare tante cose per meritare la stima, per volere. Non è quello, è gratuito, non è l'amore. E questo salmo, per esempio, si può capovolgere e si capisce molto bene com'è la vita di chi non si sente accolto e amato. Allora togliamo la parola Signore e diciamo: si inorgoglisce il mio cuore, si leva con superbia il mio sguardo, vado in cerca di cose grandi, sempre superiori alle mie forze, tendo il collo, invece che come bimbo svezzato e come un vecchio pieno di voglie in braccio alla morte, come un vecchio la mia vita dispera ora e sempre. È chiarissimo. È tutto designs, designs, è l'essere per la morte dell'essere, direbbe Heidegger. Cioè è la condizione dell'uomo che non si sente amato, che cerca allora di gonfiarsi il più possibile, di cercare il più possibile le cose grandi, sempre superiore a se stesso, io mi faccio da me, ma alla fine è semplicemente un infelice. Io su questo dico più niente, però vorrei che tu mi dicessi, da parte di madre e di figlio, cosa vuol dire essere figli. Ma io quello che appunto dall'altro giorno, dopo l'incontro con Silvano, ho pensato è questa grandissima possibilità che abbiamo tutti di concepirci a vicenda. Non so, mi è venuto in mente: ogni scarafone è bella mamma sua. Se fosse una, un qualcosa che abbiamo in mente nelle relazioni, in cui cominciamo e cerchiamo di vedere l'altro come se fosse un figlio nostro, o come lo ha visto la sua mamma quando era piccolo. Ecco, allora... non che ci riesca, però è una cosa che mi piace pensare ogni tanto. Nelle relazioni, allora a questo punto, l'ascolto dell'altro, dargli spazio, la comprensione,
l'essere in grado di cambiare se stessi nella modalità magari che fa soffrire, fare un passo indietro, la tenerezza, tutto questo diventano, con i figli sono quasi ovvi, sono normali, sono ed è quello che poi come persone ci aspettiamo dagli altri. Perché quello che mi aspetto, ad esempio dal mio vicino di casa o dal mio amico, è che mi accolga così come sono. È una pretesa però, perché appena lo penso io, di farlo io, di essere in grado io di accogliere gli altri, come volente o nolente ho dovuto e devo accogliere i miei figli, perché non sempre è facile anche nei confronti dei figli, è se ho questa aspettativa che gli altri mi accolgano così, ma allora io sono in grado di fare una cosa del genere? Perché molte volte nelle relazioni, non solo nella famiglia, ma di familiarità, di amicizia, di vicinato, nelle nostre comunità, nella mia relazione comunitaria con gli altri, io mi aspetto che gli altri mi accolgano così, come se fossi una loro figlia. E ecco, è bello quando questo succede, perché quando le relazioni sono virtuose e quindi non c'è la paura, il difendersi, ma l'accoglienza, effettivamente gli altri mi sembra che mi permettano di accogliere me stessa nelle mie difficoltà, nelle mie piccolezze, in quelle parti che io stessa faccio fatica a portare. Ecco, quindi questi aspetti mi sembra che siano importanti sempre nelle relazioni che desideriamo più profonde, più familiari, anche fuori dalla nostra famiglia. Grazie Betta. E tra l'altro ancora sull'essere figlio, qui c'è una citazione di Giovanni, dove 5:19, il figlio non può far nulla da sé, ma fa ciò che vede fare il padre. Vuol dire che è uguale al padre, vuol dire che impara dal padre, c'è tutto il concetto della mimesi, cioè l'uomo è imitazione, impara dall'esempio. Cioè se il padre ama, anche lui impara ad amare. E poi aggiunge la cosa più semplice, il padre ama il figlio. È la parola più elementare che esista al mondo, è la parola più messa in dubbio del mondo. Ma sono amato sì o no? Ma sono figlio di mio padre, tra l'altro non si sa mai se è padre, una volta. Ecco. L'unica cosa che mette in questione, e questo qui devi con i psicologi, è proprio l'amore di chi ti ha generato. Ma se non sei stato accettato nella radice, non puoi accettare te stesso. Quindi è in gioco la tua identità in questa semplice parola. E amare vuol dire mostrare tutte le cose da fare. Cioè non ha nessun segreto, io sono il padre che domina. No, tu sei uguale a me. Vedi quel che faccio io, lo fai anche tu. E quindi tutto il modello di vita che uno introietta attraverso il padre, perché con la madre è diverso, la madre ti accoglie e è quasi, non è quasi distinta da te, mentre il padre è il primo altro da te, qui potrebbe anche scomparire dopo il primo istante della concezione e tu esisti lo stesso, eppure non esisti perché è il primo altro da te col quale entri in rapporto libero e la prima parola che il bambino dice è papà. Perché? Perché è la mamma che glielo insegna, ovviamente. Perché è frutto dell'amore di due, allora capisce che l'amore è qualcos'altro, cioè è tra due, se no con la mamma vive la fusione e rimane castrato tutta la vita, anche col papà se fa come Abramo che investe da genitore centenario tutte le sue attese su questo figlio, evidentemente l'ha già ucciso e Dio gli ordina di fare quel che lui sta facendo, uccidendo il figlio, per mostrargli quanto è brutale quel che fa e poi glielo impedisce. E invece uccidi quel montone che sei tu, allora il figlio nascerà. Grazie del suggerimento. Ecco, e adesso il terzo aspetto è l'essere
l'essere figlio. Il figlio è quello che è libero. Ecco, i liberi sono l'insieme dei fratelli. E la parola libero, qualcuno la faceva derivare dal libito, cioè quel che mi piace. Difatti molti ancora adesso intendono la libertà, faccio quel che mi pare e piace, posso aprire anche la Costituzione, anche tutti i principi fondamentali, me ne frega niente, perché io sono libero, perché sono potente dominare, perché? Perché sono infelice, poverino. Poteva dirlo prima che ti curavamo. Meglio. Mentre invece la parola libertà deriva eleutheria in greco, è una radice che vuol dire qualcosa di crescere, che forma un popolo, e c'è anche la parola Leute tedesco che vuol dire gente, popolo, cioè la libertà è un'appartenenza. Se sei di nessuno, sei schiavo di tutti, perché cerchi di ingraziarti tutti, perché hai bisogno di essere accolto. Ma se tu sei accolto, hai un'appartenenza e cresci in questa appartenenza, più cresci, più ti senti libero. Per cui la libertà è connessa con la responsabilità del fratello. E diventi figlio per la prima volta quando hai un fratello, perché se sei figlio unico è pericoloso, ma poi capita che magari sono i migliori del mondo. L'abete è uno di questi, guarda. Però il fratello subito ti ridimensiona e dice: scusa, io sono uguale a te, la mamma mica è tua, il papà mica è tuo. E allora nasce quella differenza che si capisce che tu non sei la prolunga dei genitori, ma sei te stesso, che ti incontri con l'altro diverso da te, che è il fratello, è la prima alterità che trovi per sé, dopo quella dei genitori. E tutta la storia, in fondo, è la storia di Caino. Caino, sapete, è il fondatore della città, della cultura, della musica, della danza e del mestiere più antico del mondo, la prostituzione anche, i suoi figli. E come ha fondato la città? Ha ucciso il fratello, come Romolo che uccideremo. E in tutte le culture del mondo c'è questo mito di fondazione della città, che è la prima società, proprio sul cadavere del fratello. Perché? Il fratello è il primo contendente, quindi eliminato lui, io ho tutto. Tutte le bestie sono mie, i beni del padre sono miei, e quindi sono a posto. Poi posso stabilire la legge. Chi trasgredisce la mia legge, che io sono quello che comanda, fa la fine di mio fratello. E il potere nasce dal poter uccidere. Ancora oggi è così, purtroppo. Non dal poter amare e servire. C'è René Girard che ha fatto uno studio comparato in tutte le letterature mondiali sui miti di fondazione, e in ogni civiltà, dalla Cina all'Africa all'America all'Europa, in tutte le tribù c'è questo mito della fondazione della società sull'uccisione del fratello, e c'è anche nella Bibbia. Qual è la differenza? Che in tutte le culture si dà ragione al re. Anche in Italia ancora adesso lo eleggiamo. Nella Bibbia si dà torto a Caino e ragione a Abele. Lui era ateo e lentamente diventato credente, scoprendo queste cose, che cioè è veramente l'unica possibilità di vivere, dice la Bibbia, perché contesta la radice cattiva che c'hanno tutti, cioè, perché ce l'hanno anche poi gli ebrei, anche noi, cioè c'è in tutti. Il male fondamentale è non accettare l'altro come fratello. E tutta la storia della Bibbia di un ricostruire la fraternità. Per questo è venuto il figlio, che si è fatto fratello di tutti, ultimo di tutti, ucciso come bestemmiatore e come maledetto, in modo che nessun maledetto e bestemmiatore fosse escluso, per fare l'unità tra i fratelli. E ciò che fai all'ultimo lo fai a me, perché l'ultimo, se è il padre dei figli, presta più attenzione a chi più ne ha bisogno, ovviamente, l'ultimo. E quindi tutta la responsabilità della fraternità, perché appunto la famiglia in fondo diventa poi la fraternità. Sì, c'è prima la coppia che fa nascere, ma precede ancora l'essere figlio, perché se non sei figlio amato, e poi realizzi il tuo essere figlio nell'essere fratello, responsabile del fratello. E qui è bella la storia di Caino, che tra l'altro Caino era agricoltore, Abele pastore, l'agricoltore è la cultura posteriore più potente, quindi domina,
ma siccome ha bisogno pur di mangiare la carne, basta uccidere il fratello e c'hai le pecore anche. E Dio domanda a Caino: dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Caino risponde: sono responsabile di mio fratello? Se non mi sento responsabile dell'altro come fratello, che è uguale a me, io l'ho già ucciso, e ho ucciso anche me come figlio. Per cui la fraternità è il luogo dove vivi realmente la tua identità di uomo, di figlio dell'uomo. Altrimenti anche nella coppia vivrai l'uccisione dell'altro, cioè sono le relazioni antropofagiche, antropoemiche di cui parla il Bauman, no? Che mangi l'altro, assimili il bene e vomiti ciò che non ti serve. Normalmente è così. Ecco, e allora su questa storia, la vera libertà, allora Galati 5,13, in cosa consiste? E c'è un ossimero di Paolo che dice: e per amore essere schiavi gli uni degli altri. Il servo è quello il cui lavoro è del padrone, lo schiavo è uno che appartiene all'altro, non il mio lavoro ma io. Bene, essere schiavo per amore vuol dire io sono tuo, il mio essere è essere di te, che è il segno dell'amore, essere l'uno dell'altro. Questa è la vera libertà, di saper appartenere all'altro come parte di te, sia nella coppia, sia nella fraternità, sia tra famiglia, sia nella famiglia. E poi Ebrei 13,2 dice: non dimenticate l'ospitalità. L'ospite, tra l'altro ospite è la stessa radice di hostes, di nemico. C'è l'altro, o lo ospiti o ti è ostico, mi diceva lui, vero? O lo fai fuori. Ora, se tu ospiti l'altro, accogli degli angeli, anzi è un'allusione a Genesi 18,1 dove Abramo accolse Dio. C'erano uno, che poi erano tre, si capisce bene, li ospita, dà loro da mangiare e gli dicono: tra un anno avrai il figlio. Poi capisce di aver visto Dio. Cioè nell'ospite c'è Dio, perché è il nemico, è l'estraneo, è il fratello e anche il partner, che invece ospite, ognuno è ospite dell'amore dell'altro. E quando tu ospiti uno, ospiti Dio e diventi come Dio che ospita tutti. Siamo tutti ospiti nella vita, non padroni, anche nella casa, anche nelle relazioni. Ospiti, ospitati e ospitanti, praticate l'ospitalità. Che è la fraternità. E Malachia 3,23 si dice: verrà Elia alla fine del mondo. Bene, quando gli ebrei celebrano la Pasqua preparano la coppa per Elia, che se viene almeno ce l'ha pronta. Bene, è la coppa per l'ospite. E anche a casa di mio nonno c'era sempre un posto in più a tavola oltre i 12 figli per l'ospite di passaggio, che era il barbone, come un figlio. È Elia, è Dio che viene. Il Salmo 133 parla di questa fraternità, che direi la fraternità è il luogo dove si realizza sia la coppia e sia l'essere figlio, si realizza proprio nella relazione fraterna, è lì che raggiunge il suo vertice, perché poi si è fratelli anche nella coppia, alla fine, nel senso che si è pari almeno e si generano uno l'altro come figlio dell'altro, ma si è fratelli perché ognuno è generato in fondo dall'altro, abbiamo la stessa origine. E allora il Salmo 133 parla della stare insieme, dice: quanto è buono Tov Venaim, lo Tov, no buono stare da solo, buono stare insieme. Poi dice bello Naim, dolce. Ecco, abbiamo esperienza che le cose buone non sono belle in genere. Quando le cose buone diventano belle, è bello.
e si capisce una comunità se funziona, se c'è la gioia, c'è questa bellezza, con tutte le difficoltà, perché cioè, fratelli, amor di fratelli, dicono con la rima lì, a premane che fanno i coltelli, insomma. Ecco, com'è bello, com'è buono e bello che i fratelli vivano insieme. E siamo tutti fratelli. Se escludo uno, anche l'ultimo che arriva, poi dopo si fa l'accoglienza che si può, chiaro, mica quella che non si può. E lo paragona all'olio profumato, al profumo. In ebraico è shemen, ecco, che richiama il nome di Dio, Shem, il nome. Perché il profumo? Dal profumo capisci subito, si distingue dalla puzza, insomma. Se c'è puzza non puoi vivere. Vuol dire che c'è carne marcia, c'è qualcosa di marcio. Quindi il profumo è per tutti, tra l'altro, ed è gradevole, ed è gioia. E si capisce subito se c'è questo. E la fraternità è un profumo. Quando è guasta ci si vede, si gira il naso dall'altra parte un po'. Ma sono cose che abbiamo tutti, e non preoccupatevi, non è che... Cioè queste cose sono da fare. No, sono un cantiere sempre aperto. E poi lo paragona, è come l'olio che scende sulla barba, la barba da Ronne, sulla sua veste, tu è Gunchung. No, a dire... E il sacerdozio, Aaron è il sacerdote, è la presenza di Dio che avvolge tutti questo, tutte le vesti, tutto il corpo, tutto impregnato di profumo. E poi lo paragona alla rugiada dell'Ermon, che poi forma il fiume Giordano, che scende zizzagando, da qui la parola Giordano, e dà fecondità a tutta la terra, e lì c'è benedizione e vita. Cioè da quest'amore nasce una fecondità di vita, ed è uno stare insieme veramente bello e fecondo. Ora, è meglio puntare alto che basso, che se uno punta basso rischia di spararsi sulle palle, anche io sono bresciano, scusate. Me l'ha ricordato uno che l'avevo detto 40 anni fa ed è rimasto impresso. Che adesso è aperta la caccia, sono contro la caccia io, però bisogna dire le cose giuste. Più basso tiri, più basso vai. Quindi è bene puntare alto e poi dove non si arriva volando si arriva anche zoppicando. E grazie a Dio zoppichiamo tutti, e allora ci aiutiamo a fare questo cammino, ecco, senza pretendere mai, è camminando che si apre il cammino. E tu Massimo cosa dici, che sei dall'inizio? Ma non lo so, anche se siamo dall'inizio, abbiamo delle idee che stanno maturando giorno per giorno, insomma non si è mai arrivati, ecco, si inizia. Ma non si arriva mai, è un cammino che ci accompagnerà fino a che siamo al mondo, quello del capire la comunità, cosa vuol dire stare insieme. A me ha colpito la parola responsabilità, in effetti mi sembra che l'essere fratelli, se la fraternità richiama un sentimento, mi sembra che la parola responsabilità, l'essere responsabili, che poi direi è un essere responsabili verso se stessi, cioè nel in qualche modo perseguire quel sogno che ci anima, nel quasi costringerci a continuare in quel cammino di realizzare il proprio sogno, quindi responsabili verso se stessi, verso il proprio benessere, ecco, e richiama la responsabilità verso gli altri, che è un cercare di rispondere alla realizzazione del sogno dell'altro, quindi è una responsabilità verso se stessi e verso l'altro. Quindi se la fraternità richiama un sentimento, la responsabilità secondo me richiama un atteggiamento, e quindi un atteggiamento voluto, e quindi una decisione di volere essere responsabili, ed è qualcosa che ci dovrebbe animare a prescindere dal fatto di vedere l'altro come un fratello. Ecco, anzi, direi che la responsabilità unisce un po' le due figure, del fratello e dell'amico.
Spesso l'amicizia richiama la parola, richiama più l'amicizia la parola responsabilità che non la parola fraternità. Mi richiama, cioè mentre dovremmo veramente vivere queste due dimensioni nei confronti dell'altro. È amico ed è fratello. C'è l'icona della comunità di Bose che è, raffigura il giovane, un monaco giovane che si porta sulle spalle un monaco anziano. E ogni volta che la guardo io dico sono quello sotto che porta sulle spalle. E invece, invece qui sbaglio perché dovrei essere dovrei più vedermi in quello che ha portato. In questo io le vedo più come due amici, ecco, queste persone che una porta sulle spalle chi in quel momento è in difficoltà, chi in quel momento ha bisogno. Poi è la persona anziana in quel caso, ma anche qui c'è, cioè, l'anziano potrebbe essere visto come quello che in quel momento è debole, fragile, è malato, è... Ok. Quindi in un sistema di relazioni mi sembra che qui tu coniughi libertà e responsabilità. In un sistema di relazioni come il nostro, come nella coppia, come nella comunità, mi sembra che la parola responsabili, il richiamarci alla responsabilità, alza l'asticella del salto di qualità del nostro stare insieme. Il nostro stare insieme non è un'allegra scampagnata, lo sappiamo bene, lo capiamo subito. Dopo una settimana che siamo insieme, che non è una lega scampagnata, e quindi il richiamarci alla responsabilità è importante. Che cosa mi sembra ci porta a desiderare la comunità? Bauman dice che la libertà, il desiderio di libertà e il desiderio di sicurezza. E lui dice, anche molto bene, che non possono stare insieme. Libertà e sicurezza non possono coesistere, ma perché coniuga la sicurezza come l'avere delle mura che ti proteggono, che ti isolano, e coniuga la libertà come il fare quel cavolo che vuoi. E quindi l'avere le mura è chiaro che non ti permette di fare quel cavolo che vuoi. Mi sembra che è un nostro sogno che la comunità si coniughi invece queste due parole, la sicurezza e la libertà. La libertà nel nostro caso è realizzare il proprio sogno, e la sicurezza nel nostro caso è sapere che c'è una responsabilità diffusa tra tutti, che l'altro, se vive con coscienza la propria responsabilità, permetterà a me di realizzare il mio sogno. Caino e Abele, c'è un bel pezzo di Dario Fo su Caino e Abele, su Abele che ha tutti i meriti, è bello, fa i suoi sacrifici, gradite al Signore. Caino, oltre che essere brutto, ha tutte le colpe, fa il lavoro della terra che è ben più faticoso di quello, e non è gradito al Signore, eccetera. E Caino non sa dov'è suo fratello. E questa è la sua colpa, tu l'hai detto. Lui non sa dov'è suo fratello, ma Abele sa dov'è suo fratello. Mi sembra che la responsabilità... che Caino non dimostra, non sapendo dov'è suo fratello. In questo caso io non vorrei stravolgere la Bibbia, comunque mi sembra che anche Abele non sappia dove sia Caino e non sia responsabile delle gesta di Caino, che non si è accorto che fa i sacrifici, che fa solo fumo e non sono graditi al Signore. Ecco, quindi ecco, questa responsabilità che deve andare per forza nei due sensi, questo crea la vera fraternità, la vera amicizia. Anche è bello perché Abele è uno che non esiste in fondo, è verbo dire, cioè uno esiste quando poi è responsabile dell'altro e viceversa, sì. Bene, allora noi diciamo, puoi concludere? No, facciamo del tempo. Sì, va bene. Sì.
abbiamo un po' di tempo per qualche intervento, domanda, chiarimento? Sono le 12:10, possiamo dire che abbiamo ancora una mezz'ora, poi possiamo scendere, chi può dà una mano per la cucina e così intanto si prepara. Io direi che ci possiamo vedere alle 3, avevamo detto 3 inizio dei gruppi, concordiamo insieme perché sarebbe bello potersi vedere prima di iniziare i gruppi per un minimo di presentazioni, giusto per dirci chi è arrivato, perché intanto magari arriva qualcun altro, fare un quarto d'ora su quest'anno che è passato, vediamo qualche, do qualche notizia così e poi cominciamo con i gruppi. Pensate che si possa fare alle 2:30, facciamo alle 3, cosa? Alle 3? 3, va bene. Adesso se qualcuno ha... Va bene? Va bene Ale? Va bene? Sì, allora facciamo... Le 3, cioè lo dice un romano, qui questi romani ci cambiano tutto. Quando si riesce, le mangiamo all'1, quando le persone scendono. Ok, quindi adesso possiamo ascoltarci un attimo sulle prime, se qualcuno ha qualcosa, e poi alle 12:30, 12:20 chiudiamo e Alessandra ci dice altre 2 o 3 cose pratiche in chiusura. Non volevo iniziare, ma vabbè. Scusate, io sono Annibale Osti di Milano, del nodo Ovest, Milano Ovest. No, mi piacerebbe che, come dire, come domanda, questa riflessione sull'unità e la diversità, una volta si diceva unità nella diversità, qui abbiamo capito che unità perché diversità sia realmente una riflessione approfondita, diciamo, nella cultura, nel vivere della nostra associazione. Cioè, io ovviamente non prescindo dalla mia situazione personale di separato, appunto, e penso che, cioè, mi par di cogliere spesso che il concetto di unità tenda a contraddire quello di individualità e di diversità che all'interno di qualsiasi, chiamiamola, alleanza o fraternità si va a costituire. Quindi così volevo lanciare con un minimo di provocatorietà lo spunto di, appunto, riflettere su come nella nostra vita associativa in tutti i livelli, non verso gli esterni ma anche verso gli interni, questo concetto della diversità sia accolto. Io direi di fare varie domande in modo tale che sentiamo, se no ci si fissa su uno che è anche marginale, che oggi è molto generale, ma non risolviamo i problemi. Mentre invece sentire proprio anche una diversità di proposte, di domande. Io mi sento provocata sul fronte della responsabilità dei compiti dell'altro. Sentite anche in fondo? No, deve venire, o se no non ci sente.
Mi sento un po' provocata. Sono Elena della comunità del Bostano di Laveno Mombello nel Varesotto. Mi sento provocata rispetto a quest'ultima sollecitazione dell'intervento sulla responsabilità nei confronti dell'altro. A livello di pancia, perché a livello razionale nei nostri statuti ci diciamo che ogni famiglia è sovrana, è autonoma, e questo a volte ci limita anche nell'assunzione della responsabilità nei confronti dell'altro. Ecco, lascio la domanda aperta. Lo viviamo sulla pelle nella quotidianità delle comunità familiari. Fino a quanto posso sentirmi responsabile dell'altro, fino a quanto invece tante volte nel quotidiano dico giù de dos, dico io arrivo fin dove posso io e poi l'altro faccia la sua parte. Faccio una domanda di metodo. Non so se è quasi meglio, più che dare risposte che sono anche impossibili, ma invece dar notizia di provocazioni, no? Che quasi mi sembra più fecondo, perché poi verranno dibattute dopo, perché sennò ci fermiamo su un punto e ci si intestardisce lì, mentre invece l'argomento è ampio. Se invece adesso c'è per esempio un setacciamento di provocazioni che uno, avendo ascoltato, rilancia a tutti, mi sembra molto positivo, come hai fatto tu adesso, come ha fatto anche lei, mi sembra positivo quasi che ci sia un rilancio di provocazioni, era anche questo il senso, che poi le risposte le daremo con la vita come possiamo anche. No, curiosamente, anche a me venivano in mente delle parole chiave del nostro mondo. Paolo vivo a Mezzago in una comunità di ACF. Nel senso, per esempio, due parole che mi vengono in mente, quindi cioè nel senso che mi interrogano, è il tema della sobrietà. Però appunto sentendo questo incontro oggi pensavo più alla sobrietà nella sua etimologia, cioè nel definirlo nel contrario della parola contraria che è ebro, no? Sobrio, ebro, quindi lucidità. Cioè come essere comunque, per essere fraterno, vivere una fraternità, il tema della sobrietà come lucidità, non semplicemente il tema della sobrietà come togliere delle cose, eccetera. E l'altra cosa è il tema della sovranità, perché quando si parla di fraternità, forse anche l'impianto di prima, riguarda anche il tema di qual è il mio confine, perché anche i confini, senza confini forse non c'è la fraternità. Allora, come ci sono i muri, tra virgolette, ma ci sono le porte, la porta aperta, no? Ma cos'è questa porta aperta? Questi secondo me sono temi della comunità, ma sono anche temi che non sono mai risolti, ecco, per me. Sono Nino Ospitalieri da Palermo. Quando si parla di provocazione non posso stare seduto. Chi mi conosce sa. Io volevo capire una cosa: se a fronte di una situazione che penso un po' tutti viviamo, chi con parenti, chi con amici, chi con conoscenti, dove la famiglia oramai non può che essere coniugata nei diversi modi che conosciamo, le famiglie allungate, le famiglie allargate, le monogenitoriali, divorziati, separati, risposati, figli miei, figli tuoi, figli nuovi che nascono e quindi devono stare con i fratelli che vengono dalla precedente conozione, coppie di fatto, omosessuali, lesbiche. Dico, c'è una varietà oramai di espressione dell'amore che non lo possiamo più inquadrare con il classico famiglia, padre, madre e figli. Questo bisogna accettarlo. Allora io, la provocazione è questa: la familiarità può essere il luogo di accoglienza, di confronto e crescita di relazioni tra persone che esprimono in forme diverse l'amore?
Io sono uno di quelli, per esempio. Comunità di fatto. Siamo un pax, noi gesuiti. Noi gesuiti siamo un pax. Però grazie a Dio non vogliamo salvare il mondo e non vogliamo che tutti siano come noi, se no non sarei nato neanch'io. Quindi la comunità di famiglie è di famiglie. Che poi siano sfasciate più o meno, abbiano tutti i problemi, questo è un problema. Questo è un problema, perché poi la realtà la si ama com'è, però si ama anche in verità, perché se nessuno è figlio e non è amato, cioè, ci sono delle coordinate fondamentali che valgono comunque e poi si accetta la situazione come si può. Sono Gian Piero e vivo a Casciago, nella comunità Giuseppe Riganti. Le provocazioni sono aperte alcune. Alcune trovano una risposta, alcune posso portarle e alcune restano aperte. In particolare io mi rendo conto, partendo dalla dimensione familiare che vivo, che è una delle famiglie tradizionali, c'è anche lì una serie di contraddizioni che o si portano o restano aperte o trovano una risposta. Allora, quelle che trovano una risposta è semplice, quelle che si portano è perché non trovano una risposta e quelle che restano aperte è perché sono in attesa di risposta. Ecco, tutto questo, portarlo, penso che ha la funzione che comunque permette una familiarità. Una familiarità in vista che io non la nego la contraddizione, però l'accolgo. E la tengo aperta. E questo cos'è? Io lo coniugo con quello che nella mia tradizione religiosa si chiama portare la croce, però o il giogo, però in questo caso non è un giogo pesante, può essere anche un giogo leggero, perché la contraddizione è insita. Io l'ho vissuta con i figli che diventano grandi, non so chi ha avuto anche nella famiglia tradizionale regolarmente sposata, come dicono adesso in chiesa con i sacramenti, come dice la nostra tradizione religiosa. Ci sono parecchie contraddizioni da portare. Ecco, io penso che ci sia anche questo compito, quindi c'è un problema di responsabilità e c'è anche un problema di stabilità. Allora, quando cambia il volto di una famiglia che si intreccia con un'altra famiglia, però anche lì questo intreccio continua a cambiare ogni 6 mesi o una volta all'anno, o assume una seconda stabilità. Ecco, io penso che la stabilità aiuta molto a far sì che un gruppo poi possa sentire quel minimo di sicurezza che gli permette anche una serenità. Se io tutte le sere vedo coppie diverse che si formano, insomma, si crea una situazione che è davvero probabilmente una contraddizione che non si può portare. Allora io dico, contraddizione che resta aperta, che non si può portare, quella che posso portare è quella a cui rispondo perché trovo una soluzione. Questo è il mio quadro che lascio. Grazie. Ma volevo ricordare solo come mai abbiamo iniziato a parlare di familiarità. Lavorando sullo statuto, che è una roba lunghissima, a un certo punto dovremmo riuscire anche a arrivare a una, chiaramente vengono tutti i nodi possibili al pettine, cioè meno male, è un lavoro bellissimo. E è stato il Giuseppe Gallizia che c'era l'anno scorso e aveva fatto un intervento sull'affidamento, un notaio amico di comunità e famiglia, e lui, parlando di statuto, aveva detto: sì, voi siete un'associazione di famiglie, ma fate delle riflessioni sulla familiarità, perché per poter un po' capire che cos'è la relazione all'interno di esperienze comunitarie tra famiglie di tipi diversi, quindi
famiglie, però che hanno, quindi diceva anche nei gruppi di condivisione, cioè il vostro focus sono delle relazioni che sono tra nuclei, quindi tra famiglie. Allora non è neanche tanto corretto scrivere esclusivamente sullo statuto l'associazione si occupa di famiglie, non è questo, ma è delle relazioni. Allora era per questo che poi il Consiglio Generale aveva tirato fuori il termine familiarità, per provare, e quindi saranno molto importanti le riflessioni anche delle condivisioni di oggi pomeriggio, e per quello chiedevamo che venissero scritte bene le perle, non è solo per poi avere i cartelloni arrotolati, ma perché abbiamo è proprio, sono degli stimoli importanti per la riflessione che si sta portando avanti tutti insieme. Poi c'è chi lo fa perché magari si occupa più direttamente dello statuto, però dobbiamo cogliere il più possibile il vostro sentire anche. Tu volevi parlare. Ciao, sono Fabrizio, vengo da Trento, faccio parte di un gruppo di lavoro che sta preparando una nuova casa in comunità, proprio in città di Trento. E adesso mi agito. E qualche anno fa, noi ragioniamo di comunità lì a Trento già da 10-12 anni, quindi non è una cavolata per intanto. E comunque qualche anno fa abbiamo avuto la possibilità di incontrare il responsabile della pastorale familiare di Trento, che poi è anche il responsabile della pastorale familiare nazionale, infatti lui era sempre a Roma in quel periodo, e gli abbiamo raccontato un po' quello che era il nostro progetto. Dopo che, mentre si mangiava, raccontavamo tutte queste nostre cose, erano abbastanza anche affiatate e tutto, alla fine lui ha fatto una sua conclusione. Per me voi state costruendo un qualcosa che distrugge la famiglia. Allora io mi sono convinto di un'altra cosa. E lascio... Sono Luigi Burolo. Volevo solo proprio un brevissimo flash partendo da quando Silvano parlava del limite, no? Perché questo che mette, secondo me, d'accordo le cose che sono state dette è proprio questa visione. Cioè, se noi spuntiamo sul fatto dell'efficienza, della capacità, della forza, della ricchezza, di tutto quello che vogliamo, non si costruisce nulla delle cose che ci abbiamo detto adesso. Viceversa, se facciamo riferimento ai limiti, se facciamo riferimento alle debolezze, facciamo riferimento alle mancanze, facciamo riferimento alla fragilità che ci costituisce, allora possiamo vedere tutto questo discorso. Quindi quelle, le cose, le provocazioni che sono state messe davanti oggi, in un'ottica che secondo me è costruttiva, perché va sempre in una dinamica ulteriore. Tutte le situazioni non sono mai statiche, ma sono dinamiche. Allora, io non credo che ci sia un punto fermo di nulla. C'è un continuo evolversi, dato che ci costituiamo come persone che si evolvono, perché se fossimo gli umani sono per definizione, se vogliono essere appunto nella accezione reale, sono solo un fatto di evoluzione continua, quindi è un continuo apprendimento di qualcosa di nuovo sul quale ci si forma, si ferma e poi si va avanti. Allora il punto di partenza per far sì che si riesca a cogliere questa contraddizione del fatto che ci sono queste modalità più diverse di famiglia, ci sono questi punti fermi sui quali bisogna riflettere, ci sono dei dolori, delle grosse sofferenze dietro tutte queste cose che sono state accennate. Ecco, io penso che dobbiamo, sia a livello personale, sia familiare sia associativo, prendere questo atteggiamento, che non è un atteggiamento rinunciatario, ma è un atteggiamento di consapevolezza della propria essere umani.
C'è la valletta. C'è chi può avere la valletta? Velina. Velotta, mi sembra meglio. Velotta. Velotta va meglio. Veloce. No, anch'io pensavo allo scibio di Milano, di Bucciano. E della bacheca? Pensavo alla responsabilità, nel senso che in quanto figlio, in quanto fratello, in quanto uomo, sono fragile, ma sotto il punto di vista sono più fragile di altri, perché sono labile e perché sono anziano. Allora mi domandavo che responsabilità posso assumermi all'interno di una comunità che deve vivere, deve dare, deve mettersi in relazione dinamica fra fratelli, e non riesco a vedere come nelle nostre comunità sia gestibile una responsabilità che non può assumere, bella responsabilità. Grazie. Credo che siamo verso la fine del tempo adesso. Comunque Silvio ha detto una cosa bella, perché se andiamo avanti, noi siamo coetanei, abbiamo una grossa responsabilità di far vedere che si può anche invecchiare e vivere, perché se no non vale la pena di vivere, di essere giovani, perché se tutto va bene diventerete vecchi anche voi. E quindi è una bella responsabilità anche questa. Scusa la ferra. Giuseppe, Roma, Collina del Barbagiani. E sto un po' riflettendo sulla provocazione di Nino. E l'ascoltavo quando diceva ci sono tante forme di famiglia e dobbiamo, hai detto qualcosa come dobbiamo accoglierle, dobbiamo in qualche modo riconoscerle, eccetera. E mi dicevo perché. E mettevo insieme questo mio perché un po' così preoccupato rispetto al dobbiamo accogliere questo nuovo, queste forme diverse di famiglia e probabilmente di familiarità,
e accostando una conversazione avuta con un amico. Io lavoro in Caritas Italiana, questo amico si occupa tra l'altro di formare coppie, la preparazione di fidanzati, eccetera, e mi raccontava un po' sconvolto che aveva partecipato a una festa di battesimo, aveva conversato con alcuni giovani ed era saltato fuori quasi come una domanda importante: ma perché dovrei sposarmi? Perché dovrei avere dei bambini? E lui si è messo lì insieme a loro, a mo' di gioco, a tirar fuori una decina di motivazioni. E poi diceva: ma in realtà non c'è un motivo vero che si può vendere così agli altri. C'è qualcosa di profondo, c'è qualcosa di umano in tutto questo. E lui diceva: il fatto, e convenivamo, il fatto che ci stiano sfuggendo le coordinate fondamentali del fare famiglia, del mettere al mondo dei figli. Lui diceva: a me preoccupa. Diceva: ormai ho una sessantina d'anni, insomma, la mia strada in qualche modo l'ho trovato. Ho 5 figli, è stato in Africa anche lui, peraltro ha conosciuto Bruno. E io dicevo, io terrorizzato, dicevo: sì, io ho dei bambini piccoli, il fatto che in adolescenza mi chiederanno il senso di una cosa che per me, non dico che è stata ovvia, ma in qualche modo è più facile in qualche modo da definire. Beh, questo è un tema che mi provoca, mi sollecita molto, e anche rispetto alla nostra identità di comunità e di famiglie in comunità, c'è secondo me sullo sfondo in qualche modo il dentro e fuori la comunità, e davvero mi è piaciuta molto una delle sottolineature, non ricordo di chi perché poi il nome mi è sfuggito, che faceva questa triplice distinzione di cose che si accolgono, si portano e restano aperte. Per me, ecco, alcune delle cose che ho sentito restano aperte, le porto, ben disponibile a portarle come contraddizioni, ma sono cose che sento mi sollecitano molto, anche perché io davvero rispetto al tipo di famiglia da promuovere in qualche modo lavorerei molto per poter avere, qualcuno parlava di stabilità, cioè io lo sento e lo vedo nelle famiglie che magari incontro, accolgo, che la stabilità, il sostenere, anche la fatica dell'accogliersi tra partner con i figli è faticoso, è duro, ma premia, cioè ha senso la fluidità di rapporti, il cambiare continuamente partner, relazioni, comunque è qualcosa che, come dire, posso accostarlo nel dolore e anche sostenerlo, ma lavoro per altro. Lavoro per promuovere un'altra idea di famiglia, un altro concetto, un'altra esperienza buona e bella di famiglia. Questo, ecco, ce l'ho molto chiaro e volevo un po' condividerlo. Grazie. Intanto che arrivi, io avevo messo una citazione di Massimo Gorky, La madre, se ricordo, un romanzo che ho letto 60 anni fa, che diceva che una madre di tori non fa un vitello. Di Torino fa la carne da macello, ma non fa un vitello. Cioè, capisci? Cioè, viviamo in una società dove si accetta tutto, però abbiamo anche qualche idea chiara che la vita va avanti in certo modo, non nel suo contrario. Sono Marta, vivo di fronte a Giuseppe a Roma, alla collina del Barbagianni. Uso le parole di Christian Singer o Christian Singer, non lo so. Per dire qualcosa su famiglia che mi tocca molto. Vi leggo una pagina. Famiglia, persone unite dal sangue e dall'alleanza. Bersuir 1352-1358. Un lungo silenzio. Immensa gloria e disastro delle nostre vite. In una sola parola, famiglia. A pronunciarla è come se dentro il petto, sotto la pressione di tutto un gregge, le porte dell'ovile cedessero e d'un soccolpo tutte le emozioni tenute accuratamente rinchiuse ruzzolassero con la gragnola di zoccoli e scendessero precipitosamente dalle colline del cuore. Un lungo istante, avere il coraggio di sentire ciò che accade dentro di te. Senza pensiero, senza commento, senza giudizio,
soltanto sentire. Dove agisce nel tuo corpo la memoria? Dove incontra ostacolo? Dove un conflitto? Dove una scottatura? Dove un dolore? Il tuo respiro si è modificato? Il tuo modo di essere qui in questo istante? Famiglia? Smottamento silenzioso delle viscere, stimmate mute, crampo alle spalle, miele agli alveoli del cuore, ruggito di fonti sotterranee, deserti di pietra. Dov'è la mia morte? Domanda un discepolo al maestro. Sotto i tuoi piedi. Ti trovi giusto su di essa, risponde il maestro. Così la famiglia. È sotto i tuoi piedi. Tu stai sopra di essa, volente o nolente. Che emozione parlare dopo questa citazione. Io devo dirvi delle cose molto concrete. E non che questo non lo fosse, mi è piaciuto moltissimo, tra l'altro. Allora, due o tre cose e poi per il pranzo. Qualcuno ancora non si è fatto vivo con Matteo per dormire stasera? Tironi, Elena del Piemonte, Nicola di Salvaro e poi Laura del Veneto, forse Laura De Nobili, non c'è ancora. Allora, queste quattro persone dovrebbero contattare, quando arriverà la Laura, Matteo, che ha l'accoglienza. Altra cosa, ricordo il contributo per i babysitter e poi che nell'interruzione del pranzo, cioè più o meno fra l'una e le tre, sarà aperto. Noi abbiamo questa attività dei saccucci, di cui saprete perché su bacheca, su. Allora, siccome per la festa l'avevamo allestita molto più in grande ancora di come lo vedete, ma già che c'era abbiamo detto un po' perché non avevamo tempo di toglierlo, un po' perché ci sembrava l'occasione, possiamo tenerla aperta anche nell'intervallo oggi fra l'una e le tre più o meno e magari un momento domattina, ma poi ne parliamo domani. Per il pranzo, scusate, aperta, perché così chi vuole, oltre a che vedere, può comprare. Scusa, saccucci è per l'associazione? Certo, è un'attività CF, un'attività marginale dell'associazione Comunità e Famiglia. Ma tutti lo sanno, no? Allora devo spiegare? Cosa? No, è nata mille anni fa, da sempre, no? Come attività, cioè come negozi, e forse un po' dopo, però è nata dall'attività, dal fatto che alle comunità ancora a Villa Pizzone arrivavano tutti questi vestiti usati, poi quando siamo arrivati qua a Castellazzo i vestiti sono arrivati qua e poi si è deciso, selezionarli, ma anche suddividerli e mandarli a centri di ascolto, missioni, comunità, cioè nel senso che noi ci vestiamo con quelli, ce n'era sempre un surplus, quindi abbiamo deciso di provare a vendergli, una parola grossa, a donarli con un contributo, diciamo così, e sono nati questi due negozietti, la storia è stata lunga, adesso gestiti totalmente da volontari, uno in Milano in via Soderini, l'altro a Pioltello, e tra l'altro si cercano anche volontari, anche questo c'è scritto giù da qualche parte, e semmai per questo forse è meglio contattare Linda, che lei magari ti alzi e così se qualcuno è disponibile. E allora questo fra l'una e le tre. Invece per mangiare, adesso non sono riuscita a capire i tempi, a che punto siamo in cucina, ma io credo che entro l'una dovremmo riuscire a sfornare la pasta, cioè ci saranno pasta con quattro sughi diversi e tutte le cose che voi avete portato, cioè parte, perché parte andranno per domani. Quindi chi non avesse ancora messo il cibo da condividere di sotto può farlo, nel salone sotto c'è un tavolo in fondo, e appoggiare lì le cose che poi verranno prese.
Abbiamo comprato i bicchieri e i piatti biodegradabili. Sì, però sarà un caos bestiale riuscire a selezionarli, perché le posate, per esempio, non sono biodegradabili. E i bicchierini del caffè stamattina, i bicchieri che sono stati usati stamattina, non lo erano. Quelli di mezzogiorno, sì. Quindi vi chiediamo se si riesce, no, dovete riuscire, se no lo dobbiamo far noi dopo, a dividere, quindi giù troverete un tavolino, perché così magari riusciamo anche a impilare i piatti che occupano meno spazio, i bicchieri anche, così riusciamo a impilarli e a metterli nel secchio di fianco, solo quelli di biodegradabili che sono i piatti bicchieri, il resto va nel secco, cioè nell'indifferenziato, perché mi hanno detto di chiarire che è... Ecco, poi altra cosa, l'umido noi lo utilizziamo per il maiale, quindi non ci vanno i tovaglioli di carta, c'è scritto. Basta? Aspetta. Si ferma a dormire e lascia l'offerta alla comunità dove viene. Ah, allora un'altra cosa che devo dire... Per chi si ferma a dormire, lascia l'offerta nella comunità in cui è accolto, mi dicono. Altre cose? No. Sì, nel frattempo, mentre mangiate, chiacchierate con il vicino, fate conoscenza con i nuovi della vostra regione o della vostra città, nella sala di sotto sono stati appesi dei cartelloni che sono gli equivalenti delle 7 piazze che andremo a creare nel pomeriggio. Sono nomi di strumenti musicali, perché questo... L'anno scorso, per avere una continuità, l'anno scorso abbiamo dato il nome alle piazzette a musicisti, quest'anno siamo più protagonisti, per cui siamo gli strumenti musicali, perché no, dovremmo riuscire, non lo so se mettendo insieme gli strumenti che mi sono venuti in mente viene fuori qualcosa, ma sicuramente le nostre, ogni strumento puoi mettere voce gradevole o suoni gradevoli o sgradevoli, per cui vedremo cosa salta fuori. Salterà fuori quello che scriverete, che poi un responsabile per ogni piazza scriverà a nome di tutti gli altri e rimarranno lì immortalate le vostre perle. Bene, ci ritroviamo alle 3. No, c'è una domanda. Allora, ognuno in maniera molto libera si scrive, c'è giù un pennarello, o se no lo chiedete, recuperate una penna, mette il proprio nome sotto e poi alle 3 quando riprendiamo vediamo come sono, se sono abbastanza omogenei come numero, diciamo i gruppi, diamo il referente e il referente con il cartellone si posizionerà nel punto dove la piazzetta avrà luogo. La priorità sarebbe mescolarsi il più possibile, quindi non andare con il proprio amico o amica. Però siamo grandi, facciamo quello che vogliamo.